Buonasera a tutti. A leggere l'elenco delle relazioni che mi hanno preceduto, anche i nomi dei relatori, c'è da aver paura. Nomi importanti, relazioni importanti. Io so solo parlarvi di soldi, soldi anche vecchi in realtà, che però sono convinto che siano ancora in grado di raccontare delle storie. E io stasera vorrei provare a raccontarvi qualcuna di queste storie. E vorrei cominciare con demolire un luogo comune che ha resistito per oltre 20 secoli, perché il protagonista è stato un certo Aristotele, filosofo greco, vissuto nella sua città Atene alla fine del IV secolo a.C., che a un certo punto, in un passo della politica, scrive che la moneta è stata inventata per i bisogni del commercio. Beh, Aristotele sbagliava, ma aveva ragione al tempo stesso. Aristotele ci fa un quadro della sua città, nel momento in cui la sua città, alla fine del IV secolo, effettivamente gestisce l'economia in termini monetari. Ma questo vale anche per i secoli precedenti? No, sicuramente no, anche perché gli studiosi si sono messi a esaminare bene la monetazione dei secoli precedenti, il IV secolo, il secolo di Aristotele, e si sono accorti che la produzione era anzitutto ridotta come quantitativi, ma soprattutto era limitata a valori intrinsecamente alti. È un po' come oggi avere, soltanto banconote da 500 euro e nient'altro. Una serie di transizioni, per carità, si possono fare, ma non quel tipo di transizione a cui siamo noi abituati. Noi, tra l'altro, utilizziamo la moneta per tutti i nostri bisogni quotidiani, per cui difficilmente riusciamo a immaginare una società che ne sia completamente priva o che non ne faccia lo stesso uso che facciamo noi. Però pensateci un attimo, i fenici, che sono sempre considerati i mercanti per eccellenza nel Mediterraneo, loro hanno cominciato ad avere a produrre una propria moneta nel IV secolo a.C. E prima come facevano? Cominciavano ugualmente. Roma, la grande Roma, che nel 509 stabilisce un trattato alla pari con Cartagine. Cartagine era la regina del Mediterraneo. Nel 509 Roma non aveva assolutamente moneta. Nella migliore delle ipotesi comincia a produrre moneta, vedremo di che moneta si tratta, alla fine del IV secolo a.C., quindi addirittura dopo i fenici. Tra l'altro, il nostro grosso problema è quello di non riuscire a dare un valore ad un oggetto se non ricorriamo alla misura del denaro. In una società arcaica l'oggetto vale di per sé, vale come oggetto con un valore affettivo, ma anche un valore di scambio, un valore di distribuzione di beni all'interno di una comunità. E allora forse in questo senso dobbiamo interpretare le prime emissioni monetarie, che le consideriamo legate alle città greche di Asia Minore, nella Ionia, nella Lidia. Nell'Artemision di Efeso, scavando all'interno del santuario dedicato appunto alla divinità, si sono trovate delle gocce di metallo che poi in realtà sono, non è oro, è elettro. L'elettro è una lega di oro e argento che si può tranquillamente fare in maniera artificiale, ma che nelle sabbie di alcuni fiumi di Asia Minore si trovava allo stato naturale, bastava setacciare le sabbie di questi fiumi. E in fondo, apro una parentesi, la richiudo subito: che cos'è la leggenda del vello d'oro se non la pelle dell'animale che serve per setacciare le sabbie e che trattiene con i peli stessi, trattiene queste pagliuzze di elettro? Da lì sicuramente nasce questa leggenda. Nelle città di Asia Minore, città greche, cominciano a comparire, a poca importanza l'esatta definizione cronologica, siamo intorno al 620-610 avanti Cristo, delle gocce di metallo che hanno un'impronta.
queste gocce qui, con un'impronta che è, guardate caso, una testa di leone. Il leone è un simbolo araldico, è il simbolo stesso dell'autorità, è il re. Dall'altra parte non c'è nulla, c'è soltanto un incavo che praticamente è il punzone che serve a tenere fermo la goccia di metallo nel momento in cui viene battuta. Perché non c'è l'altra immagine? Noi anche qui siamo abituati ad avere una seconda immagine, ma perché non era necessaria. L'impronta, questa che vedete, non è nient'altro che la trasposizione dal sigillo alla moneta. Basta un'impronta soltanto che garantisce, e questo poi sarà la caratteristica principale della moneta, l'impronta vi garantisce visivamente e quindi vi consente di accettare quella moneta, perché l'impronta garantisce la qualità del metallo e soprattutto la quantità del metallo. Questo è un dato importante per la moneta antica, perché la moneta antica è una moneta a valore reale, valeva tanto quanto era il contenuto di metallo, lo sarà anche in età medievale per gran parte del periodo. Qual è la differenza con la nostra moneta? La nostra è a valore convenzionale, lo Stato vi dice che quel pezzo di metallo vale 2 euro, ma se andate a vendere il metallo vi danno pochi centesimi. Una dracma ateniese, un denario romano, anzitutto erano 4 grammi di argento, e argento buono, argento un 100%, se poi andate a fare analisi non è mai il 100%, perché bisogna tenere conto anche delle capacità di raffinazione del metallo, ma argento buono, indipendentemente. Ed è questo il motivo per cui gli archeologi non si devono stupire se poi trovano negli loro scavi, in strati più recenti, trovano monete più antiche. Ma perché? Perché la moneta non era concepito il fuori circolazione, quello ce l'abbiamo noi moderni. La moneta continua a circolare per la sua esistenza metallica, per il metallo con cui è fatta. Eccolo, allora, in Asia Minore abbiamo questo tipo di monete che poi si trasferisce dalle colonie greche di Asia Minore, si trasferisce, guardate bene, non la moneta già confezionata, ma l'idea soltanto di moneta, cioè l'idea di questo nucleo di metallo dello stesso peso e con un signum che è garanzia dell'uno e dell'altro. Che cosa succede? Che questi globetti di metallo entrano a far parte di un circuito di scambio fra le altre merci, e quando sono con questa confezione, diciamo, non hanno bisogno di essere pesati, ma basta contarle. E questo è un grosso vantaggio rispetto a qualunque altro tipo di merce, e soprattutto è una merce che non si deteriora. Una partita di grano dovete conservarla bene, il sale anche dovete conservarlo bene, è frazionabile senza perdere valore. Voi provate a prendere un bue, non è che se lo tagliate a metà avete due buoi piccoli, no, è un bue morto, ma se tagliate la moneta a metà il valore non lo perdete assolutamente. Ecco, questo indubbiamente poi è stato il motivo per cui Aristotele avrà ragione, insomma, con cui la moneta riuscirà a gestire tutta l'economia. Ma questo ancora nel V secolo, siamo certi che le emissioni di monete nelle città greche di Grecia vera e propria sono ancora valori alti, mancano gli spiccioli praticamente. Questa è una moneta da 4 dracme di Atene, vedete c'è la testa della divinità e a rovescio la civetta con il ramo d'olivo e l'iniziale Ate. Ate che dovete identificarlo non come Atene elettrico, ma Atenaion, il genitivo plurale, cioè degli ateniesi, sottintendendo, quella è la formula, gli epigrafisti la chiamano la formula dell'oggetto parlante, io sono la moneta degli ateniesi. Quando la moneta continua ancora, l'idea di moneta continua ancora a circolare, arriva in Magna Grecia. Anche lì, nelle colonie greche di Magna Grecia, Sibari, presente, questa è la moneta di Sibari,
Il concetto è sempre lo stesso: monete di alto valore intrinseco, non ci sono gli spiccioli, per cui la moneta può essere utilizzata per grosse transazioni, può essere utilizzata per pagamenti da parte dello Stato nei confronti dei privati, che poi le rivuole indietro attraverso la tassazione e quindi i servizi gestiti dallo Stato. La novità è siciliana, è in Sicilia che a metà del V secolo inventano, è proprio il caso di usare questo termine, la moneta di bronzo. Il bronzo, essendo metallo, noi abbiamo perso completamente il concetto di preziosità del bronzo. Il bronzo era un metallo prezioso, utile per tutti gli usi, ma ovviamente rispetto all'oro, all'elettro e all'argento aveva un valore intrinseco inferiore, e quindi la moneta di bronzo diventa lo spicciolo di quella d'argento. E allora l'intenzione tutta siciliana, questa è una moneta fusa di argento, si vede qui alla vostra sinistra un becco di un'aquile e il rovescio del chele di un granchio. Questa è una moneta che quindi nasce in Sicilia. L'idea della moneta spicciola ritorna in Grecia e la Grecia comincia a produrre moneta di bronzo in tutte le città, perché è una grande invenzione questa. Questo, tanto per ritornare al concetto di moneta di bronzo e di bronzo, succede in ambiente etrusco-italico, dove assistiamo in età etrusca-arcaica alla presenza di questi lingotti, questi panni, sono panni praticamente, di rame o anche bronzo, rame ferroso, rame bronzo, sono stati fatti diverse analisi, che sono pezzi di scambio, è metallo di scambio, che però, ecco la differenza con la moneta, questi pezzi noi troviamo integri, tagliati, frazionati, in diverse misure, sono pezzi che comunque vanno tutte le volte pesati, è una merce che si può scambiare ma va pesata, e l'idea di un controllo di questo metallo ce l'ha un certo Servio Tullio. C'è Tito Livio che ci racconta la storia di Roma e a un certo punto dice che gli ultimi tre re erano di origine etrusca, no, non erano di origine etrusca, erano gli etruschi che avevano occupato Roma, è un'altra storia, e uno di questi era Servio Tullio che inventa il signum sulla moneta di bronzo. Il signum è quello che già avevano usato il sema, che avevano usato i greci, l'impronta di riconoscimento. E allora, quando lo Stato comincia a controllare il commercio dei metalli, eccolo, un Pegaso, si vede bene, sotto si vede un po' male, ma fidatevi della mia lettura, qui c'è scritto Romanum. Romanum è un genitivo alla greca, dei Romani, è come Athenaion. Ecco, io sono l'impronta di Roma, o dei Romani, anzi, dei Romani. È l'universitas dei cittadini, che in questo caso è proprietaria. Bene, da questo nasce ecco, il gruppo archeologico giallo, lo riconosce, ecco, c'è la circolazione, cioè il passo successivo nell'ambiente etrusco-italico, in latino, è quello di portare il lingotto a diventare una unità più leggera e soprattutto che non abbia più bisogno di essere pesata. Queste monete qui, anche se sono monete che comunque per le quali dobbiamo pensare ad una produzione ancora abbastanza limitata, non dobbiamo pensare a grossi quantitativi, però hanno il vantaggio di essere sempre dello stesso peso. Guardate bene, sono ancora monete che non servivano per gli usi quotidiani, perché ognuna di queste pesa 270 grammi. Ecco, quindi portarle in tasca non era proprio comodo. Anche qui dobbiamo ancora pensare. Siamo nella stessa fase del mondo greco in cui queste monete servono per grossi pagamenti, ancora. Il passo successivo è questo, Roma deve bruciare le tappe, Roma in questo momento, inizi del III secolo, ha rapporti commerciali con Neapolis e Taranto, che sono le due più grandi città della Magna Grecia, non c'è nient'altro.
Neapolis ha un trattato alla pari nel 326, Taranto la conquisterà con gli fa passare le navi avanti e indietro davanti al porto, i tarantini si arrabbiano e il caso della guerra, il caso di Belli ovviamente, ecco, queste sono monete che Roma deve necessariamente produrre per poter commerciare con il sud dell'Italia, che era abituata, ma da secoli, a commerciare con le monete d'argento, quelle che avete, quelle di Sibari, non queste patacche di bronzo che invece rappresentano un modo per gestire il commercio del bronzo nell'Italia centrale. Ecco, anche qui avete la testa di Marte a sinistra, dall'altra parte una protove di cavallo e avete la traduzione romano in caratteri latini, avete la traduzione dal greco al latino di quel romanum, romanorum, esattamente quello. La svolta è questa moneta d'argento di 4,50 grammi circa, metà del terzo secolo, io dico metà del terzo secolo, qualche studioso la abbassa di 20-30 anni, ma non è questo il momento di discutere, in cui questa è la prima moneta romana, con la testa femminile elmata, che è la dea Roma sicuramente, e al rovescio ci sono i santi protettori di Roma, i gemelli, i Dioscuri, Castore e Polluce, le fonti sono precise, fin dal 496, dal 486, scusate, dalla battaglia del Lago Regillo, i Dioscuri sono i santi protettori, tanto è vero che la comunità cristiana, quando ha dovuto scegliere un santo protettore di Roma, ne ha dovuto scegliere due, per sostituire i gemelli, ha dovuto prendere altri due gemelli nella fede, in questo caso Pietro e Paolo, e ancora oggi abbiamo questi due, Pietro e Paolo. Il terzo secolo è veramente un secolo frenetico per Roma, anche perché a un certo punto negli anni 211 c'è un certo Annibale che scorazza per l'Italia e non riescono a fermarlo. Bene, Annibale a un certo punto, ce lo dice Tito Livio, si affaccia a Porta Collina. Porta Collina, se conoscete Roma, è la zona via 20 Settembre, dove sono i ministeri. Da Porta Collina si può vedere, si poteva vedere, ma insomma in fondo si potrebbe vedere anche adesso se non ci fossero i palazzi, la zona del Foro Romano. Bene, Annibale da lì non è ancora entrato in Roma, però dice quando conquisterò Roma nel Foro manderò via le botteghe dei macellai e metterò le botteghe dei cambiavalute. È importante questa affermazione perché è la dichiarazione di sostituzione di una ricchezza tradizionale, quella arcaica fatta di allevamento e quindi di bestiame, con una ricchezza diversa, mobile, meno fissa, ecco, in questo senso. Ed è una grossa rivoluzione. Vi faccio presente che nel mondo romano la moneta non si chiama moneta, si chiama pecunia, e pecunia deriva da pecus, pecus è il bestiame. Dopo si chiamerà moneta, ma quella è un'altra storia, è una storia che si lega alla prima sede della zecca romana, che si trova sul Campidoglio. Utilizzava dei locali sotto il tempio di Giunone Moneta, e Giunone si chiama moneta non perché all'interno del suo tempio si produceva la moneta, perché l'origine è diversa. L'animale sacro Giunone, che è all'interno del santuario, l'oca, stanazzarono quella notte del 390 quando i Galli dovevano assalire il Campidoglio. E quindi ovviamente non sono state le oche, ma è stata la divinità che, facendosi aiutare dal proprio animale sacro, avverte i romani del pericolo imminente. Quindi Giunone è colei che è colei che ammonisce, che avverte i romani del pericolo, attenzione, stanno arrivando. Bene, i cambiavalute noi li conosciamo bene nel mondo romano, ci sono soprattutto gli argentari, che sono quelli che concedono prestiti, ci sono poi i numulari, quelli che fanno il saggio delle monete, e sicuramente nel terzo secolo a Roma arriva molta moneta straniera,
e c'è bisogno di fare la verifica del metallo, c'è bisogno di stabilire un cambio fra le diverse valute. C'erano anche i numerali che erano quelli abilitati a effettuare il cambio al saggio delle monete, poi gli argentari e poi c'erano coloro che riscuotevano le somme di denaro per conto dei clienti, diciamo, i quartores. Bene, questo è un lato corto di un sarcofago dove è riprodotta proprio la bottega di un cambiavalute, forse l'argentarius. Si vede il banco, si vede lui dietro e il cliente evidentemente che sta facendo affari. Ecco, questo è il banco ricostruito, questo è il museo della civiltà romana, chiuso a me, chissà quando lo rivedremo. Argentario che conosciamo bene è relativo a questa epigrafe funeraria, la vedete, Lucio Calpurnio Dafno. L'epigrafe, ovviamente, come tutte le epigrafe funerarie, è al dativo, quindi hoc monumentum sacrum est a Lucio Calpurnio Dafno, che dichiara di essere un argentario. Ecco, argentario, dove stava? Nei pressi del Macellum Magnum, questo grande edificio dell'età neroniana che ancora si discute, ma dovrebbe essere parte di Santa Maria Maggiore, qualcosa del genere. L'iscrizione funerale, il monumento è stato dedicato a lui da dei parenti, Propinquo carissimo, al parente carissimo, Claudio Diberto di Augusto Apelles e Tiasconia IV, Fecerunt. Ma quello che ci interessa è la parte finale, è questa che ho ingrandito, ed è una scena in cui c'è un signore al centro che ha una cassetta in mano e che con un gesto della mano, accompagnato da quello che c'è scritto sopra, c'è scritto da pisce, cioè da piscem, cioè dai, vendi il pesce. E quei due signori sembrano portare in effetti delle ceste con del pesce. Evidentemente questi argentari offrivano garanzie per la vendita di partite di qualunque tipo di genere, insomma, ecco. Un altro argentario che conosciamo è Lucius Cecilius Jucundus. Lui è di Pompei, nella sua abitazione sono state trovate delle tavolette in legno, tavolette che erano utilizzate e spalmate di cielo. La nostra fortuna è che con lo stilo aveva inciso queste tavolette a punto tale che è rimasta traccia sul legno stesso, per cui nonostante fossero state carbonizzate poi dall'eruzione del Vesuvio, è stato possibile ricostruire ben 152 documenti degli affari di Cecilio Jucundo, che fra l'altro probabilmente era morto nel terremoto del 62, non nell'eruzione del Vesuvio, ma nel terremoto. E per cui la sua casa in occasione dell'eruzione del Vesuvio era in restauro. Bene, queste tavolette ci testimoniano gli affari di questo argentario, che trattava affari fra i 1.000 e i 4.000 sesterzi. Diciamo che sono delle somme medie, adesso poi piano piano entriamo nei particolari, vedete anche voi di che si tratta.